l'addentellato col mondo germanico c'è e lo evidenzierò subito. Come infatti qualcuno potrà avere intuito, il titolo della mia relazione è una citazione di Kant, che nel suo lavoro, nel suo trattato, sopra il detto questo potrebbe essere vero in teoria ma non in pratica, in quella sezione in cui trattava delle relazioni internazionali, veniva a parlare anche di un problema che per lui era evidentemente molto importante, e cioè quello della pace. E in questo trattato Kant si prende l'immagine, lui che di solito non indulge, diciamo, in presentazioni plastiche del suo pensiero, però per una volta lo fa, e appunto si riferisce ad una passaggio di Swift, in cui si parla di una costruzione di carte, un bellissimo edificio che richiede da chi lo fa molta abilità e anche gusto, ma che al primo urto, come quello di un passero appunto, va in rovina. E questo, dice Kant, è proprio quello che è successo fino ad oggi in tutti i tentativi che si sono fatti nel campo delle relazioni internazionali per dare solidità e durata alla pace. Infatti, finora, penso che lui avesse più in mente il suo Settecento, che è stato pieno di guerre, ma poteva ben risalire fino all'antichità, fino alle guerre del Peloponneso. Il principio su cui si è cercato appunto di edificare la pace è quello dell'equilibrio delle potenze, l'equilibrio delle forze che si contendono l'egemonia, ma questo equilibrio non permette mai di arrivare alla vera pace, che è una pace destinata a durare per sempre e non ad essere un semplice armistizio fra due guerre. E questo pensiero di Kant, che non è originalissimo, ma al quale lui aveva dato una struttura teoretica abbastanza robusta, e da un altro punto di vista si potrebbe dire che era a sua volta il coronamento di una riflessione filosofica partita da altri interessi, è stato oggetto, come è noto, di molti dibattiti anche durante la Prima Guerra Mondiale, soprattutto in Germania. Molti filosofi in quegli anni, ragionando sul problema della pace, evocavano Kant. In genere lo facevano con molte riserve, ovviamente ne riconoscevano, diciamo così, la validità dell'afflato delle idee, ma per quel che riguardava poi le indicazioni che Kant aveva dato, avevano riserve. C'erano poi alcuni che francamente ritenevano questo scritto effettivamente un po' tardo di Kant, 1795, cioè appunto per la pace perpetua, come un'opera addirittura senile e non valida per le necessità del mondo e della Germania di quel periodo, dico del 14-18. E tanto più ci deve interessare il fatto che si sia presentato invece un politico, e il più importante di tutti, per dir così, che ha ripreso questa, intanto non direi un'idea, ha ripreso questa visione, non dico illusione, ma certo visione della pace perpetua, cioè della pace che mette fine alla guerra, che stabilisce il diritto dopo la guerra, per
per l'epoca che seguirà la guerra. Diceva Kant che c'era un diritto alla guerra nel Settecento e che anche in guerra c'era un diritto, adesso bisognava fare un diritto per dopo la guerra. E dico, è sorprendente questo, perché mentre in Germania Kant ovviamente negli anni di guerra veniva citato spesso, e anche in Inghilterra, quando parliamo di Wilson, che è lui ci interessa, e purtroppo il tempo credo che adesso sia, lei mi fermerà quando avrò bruciato, ma insomma Wilson è l'unico finora presidente americano a venire dall'Accademia. Prima di entrare in politica aveva per più di 20 anni insegnato all'Università di Princeton, era arrivato ad essere rettore di quell'università, dove aveva insegnato nel corso degli anni storia delle relazioni internazionali, storia del diritto internazionale, storia costituzionale americana. Insomma, si era occupato di un settore delle scienze umanistiche abbastanza ampio. E come succede ai docenti universitari americani, anche lui ha dovuto scrivere diverse monografie. Ne hanno scritte moltissime, ma alcuni titoli li ha nel suo curriculum, e scrisse poi anche moltissimi articoli attinenti alla sua disciplina, tenne già molti discorsi inaugurali di anni accademici e via dicendo, e in tutta questa veramente mole non piccola di scritti è, diciamo, è un po' frustrante vedere che il nome di Kant non compare quasi, cioè non compare mai, non compare neanche una volta, e questo è veramente sorprendente, perché come vedremo non solo la visione di cui parlavo prima, ma anche le premesse ideali e perfino le soluzioni tecniche che Wilson propone, avanza, si ritrovano negli scritti di Kant. Bisogna dire che anche Kant citava molto poco gli autori che utilizzava. Questo è, diciamo così, fra virgolette, è un difetto che vale anche per Wilson. Però essere riusciti per un quarto di secolo a insegnare relazioni internazionali e occuparsi anche in parte di storia europea e non citare mai Kant è effettivamente una cosa che lascia un po' perplessi. Ad ogni modo, questo, diciamo così, debito ideale, devo dire misterioso, nei confronti di Kant era stato poi visto già nel 18 quando il famoso storico del criticismo Forlander pubblicò addirittura un opuscoletto dove si mettevano in relazione citazioni di Kant, citazioni di Wilson, e si vedeva non solo una perfetta corrispondenza ideale, ma addirittura delle corrispondenze letterali. Questo soprattutto per quel che riguarda il tema della, spero che ci arriveremo comunque, della Lega delle Nazioni, o Völkerbund, ma su questo si concentra Forlender, ma possiamo vedere che anche su tutti gli altri settori della vita internazionale e nazionale che interessano il tema della pace, e ovviamente sono pressoché tutti, e Wilson sembra debitore a Kant. Una mia piccola ipotesi, che mi brucio subito e dico in due parole, anche se meriterebbe forse da parte mia che la motivassi un po' di più, può dare, io credo che ci sia una comune radice nell'atteggiamento protestante di entrambi, che sicuramente ha guidato la loro idea della figura del cittadino. A parte questa somiglianza però culturale, diciamo, mi sarebbe difficile dimostrare, documentare dei rapporti fra i due.
C'è un ricercatore tedesco che ci ha provato, che è Birkenfelder, e quel che è riuscito a trovare, bisogna dire con acribia veramente tedesca, se si può dire così, è che durante le sue lezioni universitarie, ma non da docente, ancora da studente, Wilson aveva preso alcuni appunti che riguardavano Kant, ma questo è veramente un filo molto molto esile, l'unico che finora è stato trovato. Un altro aspetto, e poi entrerò in medias res, un altro aspetto che diciamo così crea qualche piccola interrogativo è il fatto che mentre Kant arriva alla sua proposta per una pace perpetua e la giustificazione di questa pace, che è possibile e se è possibile va perseguita e se non si può raggiungere ci si può avvicinare, sia le indicazioni tecniche pratiche in vista della realizzazione forse sempre parziale ma ripeto possibile dell'idea, Wilson segue il cammino esattamente opposto, cioè Wilson è una delle persone meno interessate alla speculazione, all'indagine teoretica che uno possa incontrare. Questo è una caratteristica forse della cultura americana in genere o anglosassone, avere poca, diciamo così, stima di ragionamenti astratti e fondare i propri argomenti sull'empiria. Però Wilson, diciamo così, non ha problemi a, per così dire, confessare questa sua unilateralità. Ad esempio, dice, citerei, ancora, era ancora professore, il suo libro più famoso è The State, che è stato poi tradotto in molte lingue, anche in italiano, dopo la Prima Guerra Mondiale, per interesse di Brunialti, questo divulgatore di Wilson in Italia, oltre a molte altre cose. E in questa sua bella traduzione di The State, leggiamo che la modificazione delle idee politiche non ha avuto una grande influenza sulla soluzione delle questioni relative alle funzioni del governo, ma gli stati modificano le loro abitudini piuttosto per la propria saggezza che cercando soluzioni teoriche. Le nuove teorie sono la conseguenza delle nuove esperienze. Qua addirittura parlando ai suoi studenti da rettore di Princeton, dice, mi azzardo a fare la citazione in inglese, the processes of change, being processes of life, inteso i cambiamenti all'interno dello Stato e del governo, are not susceptible to very specific intellectual analysis. E, cosa che credo oggi pochi si sentirebbero di affermare in un'università, perché se non si fa un'analisi intellettuale, insomma, par quasi di perdere una parte della realtà da descrivere. Ma, dice appunto Wilson, intellectual life is the flower of a thing much wider and richer than itself. La vita e la politica va molto oltre l'indagine intellettuale, o possiamo dire astratta. Ecco, tutto questo è un'introduzione. Adesso, brevemente, vorrei dire perché ho scelto questo tema per questo incontro quasi seminariale. Perché trovavo utile provare almeno
di mettere un punto fermo sulla discussione riguardante l'azione e il pensiero di Wilson, su cui si sono accumulate biblioteche e lo si può capire perché è stato effettivamente in quei 2-3 anni certamente la figura di riferimento di tutto il mondo politica. Forse inevitabilmente ne sono venute delle interpretazioni molto stravaganti, molto curiose e, a mio modo di vedere, che non aiutano per nulla, mentre invece sarebbe più utile approfondire il pensiero o l'azione di Wilson, studiare di più Wilson e non allargare continuamente il campo. Perfino, dico questo da una lunga lista di esempi che potrei fare, perfino una, diciamo così, osservatore, insomma, attento, come era Dahrendorf, dice che Wilson parlò dell'autodeterminazione dei popoli, ad esempio, non per altro, ma per distruggere l'Austro-Ungheria. Questa è un'idea così, così curiosa, non supportata da nessun documento e anzi smentita da molti documenti, che sorprende di vederla ancora circolare, ma soprattutto in Germania, forse perché l'antica fiamma fa ancora sentire i suoi effetti, Wilson sembra veramente uno sprovveduto americano che scende in Europa quasi come turista e che però vuole mettere a posto tutto quanto. Questo sicuramente non corrisponde alla realtà e dico questo poggiandomi su due, diciamo così, filoni. L'uno, lo avrete già inteso, è proprio il fatto che sia possibile ricostruire il pensiero di Wilson come in una specie di carta carbone degli scritti di Kant sulla pace e sulla collaborazione internazionale. Faccio un paio di brevi esempi e anticipo adesso la seconda, diciamo così, cosa che mi piacerebbe discutere se fosse tempo e che costituisce, diciamo così, la seconda gamba di questa mia idea, cioè della serietà, della fondatezza e della coerenza, non dico della giustezza, ma della coerenza del pensiero e dell'azione di Wilson, è data dal primo mandato di Wilson, cioè quello che lui fece come presidente dal 12 al 16, quando non pensava minimamente di doversi occupare anche di politica internazionale. Wilson quasi scivolò nella guerra e si può dire che se ne ritrasse finché gli fu possibile ritrarsi, perché non soltanto aveva la tradizionale diffidenza dei politici americani verso i machiavellismi europei, ma perché aveva una, come si dice oggi, un'agenda di riforme per il suo paese che in effetti lo assorbirono completamente. Perfino, diciamo così, quando si trovò sollecitato a prendere una posizione nei confronti della rivoluzione messicana che era alle porte, che influiva in parte sulla diciamo così, tranquillità della frontiera meridionale degli Stati Uniti, perfino lì Wilson si astenne da prendere una posizione netta. Ecco, questa è la seconda, spero di arrivarci, se no al prossimo convegno. Ecco, qua, riguardo alle, diciamo così, alla solidità della riflessione sulla pace di Wilson, va detto che lui, come Kant, vedeva una strettissima relazione fra l'organizzazione interna degli stati e quella internazionale, cioè una pace che abbia i caratteri inerenti all'idea di ragione, che è la pace. Un'idea di ragione per Kant è un'idea che non ha bisogno di conferme o di
astrarre nulla dalla realtà, ecco, diciamo così, il perseguimento di quest'idea diventa possibile soltanto se si è in presenza di stati, dice Kant, repubblicani, e dice Wilson, democratici. A volte usa anche il termine repubblicano, ma più spesso democratici. E qui è chiaro che si pone subito la domanda: che cosa deve intendersi per Stato repubblicano ovvero democratico? Kant, come sappiamo, pone due principi: che ci siano cittadini che all'interno dello Stato agiscano cittadini uguali e liberi. E poi parla anche di che cosa sia, a suo giudizio, la libertà e l'uguaglianza. L'uguaglianza, non poter sottoporre nessun altro ad una legge alla quale non si è disposti a sottoporre se stessi, oppure sottoporsi ad una legge alla quale non si possa dare la propria adesione, in maniera indiretta, cioè tramite una rappresentanza, perché la democrazia diretta per Kant è una, diciamo così, situazione discutibile, molto tendente al dispotismo. Per Wilson è esattamente la stessa cosa. Mi spiace che non ho sotto mano la citazione, perché sembra proprio presa da Kant, e vabbè. Ma anche lui dice: noi non facciamo questa guerra per imporre a nessun paese un tipo di governo specifico, non li costringiamo a prendere delle decisioni che piacciono a noi, noi vogliamo soltanto che negli stati, alla fine di questa guerra, pensavo ovviamente in primis, se non esclusivamente alla Germania, vogliamo che ci siano dei cittadini che possono influire sulle decisioni del governo. Secondo Wilson, questo è proprio un principio che accompagna i suoi discorsi dal 16, poco prima è entrato in guerra, che avvenne nell'aprile 17, fino all'ultimo discorso che fece, e che fu nel settembre del 19, mi sembra nel Colorado, per, diciamo così, invitare gli americani a sostenere l'idea della Lega delle Nazioni. Ecco, l'idea che come un fil rouge le attraversa tutti queste prese di posizione è che la Germania non avrebbe cominciato la guerra se non avesse avuto, secondo Wilson, la sua interpretazione, un governo autocratico. Per Wilson la Germania era controllata dai militari. I cittadini erano, oggi forse daremmo una valutazione un po' diversa della Germania guglielmina, ma quella di Wilson è un'analisi di questo tipo. E che cos'è che contraddistingue un governo dispotico? Il fatto che, qui ho trovato la citazione, quindi la dico: it is plain that this war could have come only as it did, suddenly, and out of secret councils, without warning to the world, without discussion, without any of the deliberate movements of counsel with which it would seem natural to approach so stupendous a contest. Ecco, se diciamo così, ci fosse stata un dibattito pubblico, e ricorderete, fra parentesi, quanto aveva insistito anche Kant sulla pubblicità delle deliberazioni intorno alla pace, se ci fosse stata una discussione pubblica, i cittadini avrebbero impedito questa avventura militare e si sarebbe conservata la pace. Sia Kant che Wilson su questo punto si sono attirati e continuano ad attirarsi, ancora oggi sono molti che lo fanno, la critica di idealisti, addirittura di sognatori, persone fuori dalla realtà. Però consideriamo qui che troviamo anche appunto nello scritto di Kant sulla pace perpetua,
i cittadini sanno che votando o lasciando votare tramite i loro rappresentanti una guerra, incorreranno in gravi inconvenienti, anche se vincono la guerra saranno, diceva Kant, oppressi da debiti per un periodo lunghissimo e quindi valuteranno che non conviene loro iniziare la guerra. Ecco, quindi già questo argomento, che non è vero, che la storia ha smentito purtroppo, perché invece i crediti di guerra sono stati votati al Parlamento di Berlino e anche dei socialisti che erano pacifisti. Però già questa idea ci fa vedere che Kant non è che poi volteggiasse a mezz'aria, ma teneva anche conto di inclinazioni ragionevoli almeno. Così come l'idea, ripresa spessissimo da Wilson, che più si favoriscono gli scambi, più i commerci creano interdipendenze fra le nazioni, meno ci sarà l'inclinazione alla guerra. E questo era uno degli argomenti, però, che attiravano proprio in quegli anni 14-18 le maggiori critiche a Kant da parte dei filosofi tedeschi, dico filosofi tedeschi, dei pubblicisti tedeschi, perché certamente voleva quasi, diciamo così, essere una lode a quello spirito commerciale, egoista e calcolatore delle potenze anglosassoni, che rappresentava proprio l'immagine opposta della convivenza civile che avevano i tedeschi nella loro forma ideale, cioè invece basata tutta sui valori della spiritualità, della cultura, anche del disinteresse in nome della scienza e della cultura. Ecco, allora l'ordinamento interno degli stati deve essere repubblicano. Questo era il primo degli articoli del Trattato per la Pace Perpetua che Kant proponeva ed è quello che Wilson riprende. Non vogliamo dettare soluzioni tecniche di governo a nessun paese, alla Germania, ma vogliamo che in Germania ci sia un governo che lascia parlare i cittadini e che si orienti sulle preferenze che questi manifestano. Quando saremo arrivati a questo, ci uniremo anche alla Germania, non solo ai nostri alleati di adesso, creando quella organizzazione stabile e permanente a servizio della pace che è la Lega delle Nazioni. Questa è un'idea che è tributaria in toto a Kant, come ben noto, ma non soltanto come idea di collaborazione internazionale, è tributaria a Kant anche per i, se possiamo chiamarli così, dettagli. Perché ad esempio questa Lega delle Nazioni non deve diventare uno Stato mondiale, nessuna Weltrepublik, ma collaborazione fra Stati indipendenti e una collaborazione limitata a quello specifico ma decisivo compito che è mantenere la pace. Mantenere la pace tramite accordi e però nella consapevolezza segnalata da Kant, ripresa da Wilson, che avere nel mondo degli stati dispotici e che non entreranno nella Lega delle Nazioni, Wilson aveva previsto espressamente nel suo primo statuto per la Lega delle Nazioni, c'è che membri di questa organizzazione internazionale possono essere soltanto stati repubblicani. Ma anche se stanno fuori, scelgono, decidono di stare fuori dalla Lega, già solo l'esistenza di stati dispotici rappresenta un disturbo per la pace, perché gli stati dispotici non, come risulta dalla citazione anche che ho fatto, sono imprevedibili. Per loro cominciare una guerra può non essere problematico, visto che in ogni caso il sovrano o chi comanda
se anche la guerra fosse persa, avrebbe ugualmente di che vivere e di che vivere bene, non così i suoi sudditi. E qui entriamo veramente in un discorso che sarebbe molto lungo, cioè il problema della violenza, se vogliamo chiamarla così, o della costrizione, o per dire in termini kantiani dello zwang, verso il bene, verso il diritto. Si può commettere ingiustizia in vista di un diritto? Qui questa è una questione veramente molto, diciamo così, intricata, non ci entro, anche perché ha degli evidenti paralleli con la stessa idea del passaggio dallo stato di natura allo stato civile di Kant. Un passaggio che certamente la natura favorisce, che in un certo senso la natura vuole, ma che probabilmente non può essere scevra da una qualche forma di costrizione. Cioè, entro certi limiti e in certi casi il passaggio alla vita civile, l'abbandono dello stato naturale, implica un qualche, appunto, zwang, un qualche costrizione. Questo può essere che anche a livello internazionale, per analogia, visto che le analogie fra l'ordinamento interno e internazionale sono moltissime, può essere che valga anche per quello internazionale. Ecco, mi avvio alla fine. Certamente un approfondimento del pensiero e dell'opera anche di Wilson sarebbe molto utile, non soltanto per chiarire alcuni problemi storiografici, ma anche per chiarire meglio alcuni concetti che ancora oggi, a cent'anni di distanza, mantengono, insomma, una certa attualità e comunque sono argomenti seri per la riflessione politica. Pensiamo soltanto, attualissimo direi, alla questione dell'autodeterminazione. Noi viviamo, o in questo momento ci troviamo, per chi non vive qua, in una regione il cui partito di maggioranza relativa, cioè il partito che nel Consiglio regionale ha la maggioranza dei seggi, è un partito che nel suo statuto ha al primo punto l'aspirazione al riconoscimento del principio dell'autodeterminazione. È quasi come una rivincita rispetto a quel che successe nel 18. Ma certamente, se noi ci prendessimo il tempo per osservare più da vicino se e in che misura Wilson rimase fedele a questi principi, e dobbiamo dire che non ci andò molto lontano. Su questo tema chiudo. Per Wilson era importante il cosiddetto consenso dei governati, come abbiamo detto e ripetuto, come gli aveva indicato chiaramente Kant. Ma quando si parla di autodeterminazione, si intende proprio la possibilità che i cittadini hanno di partecipare in quanto tali alla vita pubblica, che non deve comprimerli evidentemente, ma non ha questo in Wilson, nelle sue dichiarazioni, non ha una portata eversiva nei confronti degli stati esistenti. L'autodeterminazione può benissimo raggiungersi, e qui un richiamo a Kant si può fare senz'altro, può benissimo raggiungersi anche senza creare un nuovo Stato o senza distruggerne uno che già esiste. E per evidenziare questa correlazione fra gli enunciati nei suoi numerosissimi discorsi di Wilson e la sua azione concreta, possiamo dire che già nei 14 punti vediamo come Wilson stesso
diciamo, lascia intendere, esprime direttamente l'idea che non una autodeterminazione dei popoli non significa in alcun modo la creazione di stati monoetnici o la distruzione di quelli plurietnici, visto che nei 14 punti, ad esempio, abbiamo l'idea, anzi abbiamo l'obiettivo di guerra, di portare la Polonia al mare. E i territori che, diciamo così, separavano il Ducato di Varsavia, l'ultima creazione politica polacca, al mare, quei territori erano a maggioranza tedesca. O se veniamo a noi, diciamo, è chiaro che definire i confini dell'Italia secondo chiare linee etniche non era in applicazione all'idea dell'autodeterminazione dei popoli, ma ne era invece un correttivo che poi gli interessati abbiano in buona fede, a volte anche in mala fede, tirato per così dire dalla loro parte Wilson, e abbiano interpretato strumentalmente quello che veniva dicendo, questo fa parte della storia. Vi ringrazio.